soprattutto agli amici che ci hanno raggiunto da Lauria, che dopo si esibiranno in una bellissima scenetta, e vi voglio subito ringraziare per aver accettato l'invito. Stasera siamo qui per presentare il libro fumetto di Vincenzo D'Acunzo e di Mario Lamboglia. Fate subito un applauso, perché parliamo di un capolavoro che è stato fatto, e invito subito chiaramente poi ad acquistarlo il libro, perché bisogna leggerlo, bisogna guardare, perché dietro c'è un grande lavoro, tanti giorni di lavoro, scelte di personaggi, perché comunque poi mettere in campo la storia del Beato Lentini non è una cosa semplice, ed è bellissima per chi non conosce il Beato Lentini, la storia del Beato Lentini. È bellissimo comprare il libro anche per entrare in quella che poi vedremo nella scenetta che gli amici dell'associazione Magna Grecia dopo ci faranno osservare. Ma abbiamo voluto mettere insieme un po' di cose, perché subito dopo la presentazione del libro la serata chiaramente è dedicata a un nostro concittadino, che è un cittadino benemerito, e parliamo del dottor Pasquale D'Acunzo, e anche a lui va un grosso applauso. Poi chiaramente nella seconda parte vi parleremo un po' del dottor Pasquale D'Acunzo, ma io adesso voglio entrare nel merito del libro per dire come è nata anche questa serata. Io ho partecipato alla prima uscita del libro fumetto del maestro D'Acunzo e del dottor Lamboglia a Lauria, e ho partecipato, diciamo, come sindaco della città, appunto per rappresentare uno dei nostri migliori cittadini che abbiamo, che è il maestro D'Acunzo. Tante sono le opere che sono in giro per l'Italia del maestro D'Acunzo, e alla fine arriviamo anche a un'opera che non ci aspettavamo, forse nemmeno lui si aspettava, appunto, di poi realizzare addirittura un fumetto, perché poi lui lavora diciamo come artista sui quadri, sulle tele, e invece Mario Lamboglia è riuscito anche, diciamo, a metterlo, diciamo, come lavoro anche su un libro fumetto, che è veramente bellissimo, lo voglio sottolineare questo aspetto. E appunto ero a Lauria per rappresentare come sindaco la nostra città, trattandosi di un nostro cittadino esemplare, e lì, diciamo, mi sono anche emozionato un po', prima nell'ascoltare il contenuto, diciamo, dei fumetti e del libro, e successivamente, appunto, mi sono, come si dice, innamorato della scenetta che hanno interpretato gli attori che vedrete dopo dell'associazione Magna Grecia di Lauria. E in quella circostanza chiesi al dottor Lamboglia, che subito fece sua la mia richiesta, di fare il secondo evento, la seconda uscita, giustamente la prima a Lauria, appunto la città del Beato Lentini, e poi portare questo evento a Tursi, appunto nell'estate tursitana, e ce l'abbiamo fatta. Per essere qui con tanti sacrifici ce l'abbiamo fatta, e sono veramente veramente contento che sia il dottor Lamboglia, sia il maestro D'Acunzo e sia gli amici dell'associazione Magna Grecia hanno accolto l'invito. E quindi subito dopo, mi raccomando, cercate di avvicinarvi, perché la scenetta è veramente meravigliosa, divertente, e comunque affronta un tema importante, che è la fede e la vita del Beato Lentini. Saluto gli amici, Aurelio Pace, che oramai prima o poi gli darò la cittadinanza onoraria ad Aurelio Pace, perché è sempre presente tra di noi. Prima magari qualcuno diceva sì, ma perché consigliere regionale, adesso non lo è, e comunque è sempre a Tursi tra di noi, perché si sente appunto parte integrante della nostra città, e nonostante i tanti impegni anche questa volta non ha saputo dire di no alla chiamata della città di Tursi. E
chiaramente anche la dottoressa Merisabel Calitri, storico d'arte, si dice così, e qui stasera anche con lei condividiamo una grande amicizia, e quindi alla richiesta di essere anche a Tursi dopo già aver fatto la prima uscita all'Auria, anche lei dopo aver girato la Basilicata, oggi l'ultima tappa, spero che sia l'ultima tappa, quella di Tursi, non poteva mancare il critico d'arte, appunto trattandosi di una opera scritta ma comunque un'opera d'arte, e lei appunto ci parlerà nei dettagli di quello che è il contenuto di questo libro. Il grazie lo continuo a ripetere e a Vincenzo D'Aguzzo, dove chiaramente noi siamo acqua e fuoco e acqua, ma poi alla fine bisogna dargli sempre atto, diciamo, dei capolavori che lui mette in campo. Possiamo avere caratteri esplosivi, ma poi quello che conta è quello che lasciamo ai posteri, quello che lasciamo alla comunità. Questa, come vi dicevo, è un'altra opera d'arte che il maestro D'Aguzzo lascia, è vero sì, alla città di Lauria, ma lascia chiaramente anche alla nostra comunità, e ne possiamo andare fieri ed orgogliosi di questa ulteriore opera, e sono sicuro che ci saranno ancora tante altre sorprese che ci riserverà il maestro D'Aguzzo. Bene, io cercherò di condurre un po' quelli che sono i lavori, oltre a farvi il saluto come sindaco ci tenevo appunto ad essere io a condurre i lavori. Mario Lamboglia umilmente come sempre è dietro le quinte, è vicino la sua telecamera per catturare le immagini, e diciamo è quello che stasera lasciamo anche del nostro dire rispetto a questo capolavoro che hanno fatto il dottor Lamboglia e il maestro D'Aguzzo. Io do subito la parola a Merisabel Calitri, che già conosce abbastanza bene il libro fumetto, e appunto ci parlerà degli aspetti artistici, diciamo, di questo libro, del contenuto di questo libro. Merisabel Calitri. Grazie Salvatore per la parola. Il mio è un grazie corale, perché quando ci si trova davanti a serate come queste capiremo perché piene di contenuti di diversa natura, di diversa provenienza, ma tutti completamente pieni di un valore spirituale importante. Il grande grazie di questa sera va a Salvatore Cosma, che come sempre sa cogliere l'occasione, come si dice, il punto giusto al momento giusto. Lui c'è sempre, è sempre nel tempo e nello spazio, in quel momento che riesce a cogliere e a catalizzare gli intenti e le emozioni degli altri. Era con noi a Lauria quando con Mario Lamboglia e Vincenzo D'Aguzzo abbiamo dato in qualche modo inaugurato questo fumetto, questa graphic novel, e lì abbiamo tutti compreso meglio, perché poi le cose si capiscono meglio quando si vivono sul campo, quanto potesse essere importante mettere assieme la letteratura, perché così viene definita poi qualunque forma di prosa, anche se in forma appunto di fumetto, avanguardistica e innovativa come modalità, assieme a quella dell'immagine, che capiremo, andremo a scandagliare, non essere esattamente un'illustrazione artistica. E allora l'origine e la fusione di Mario Lamboglia e Vincenzo D'Aguzzo, origine lucana e contemporanea, nasce però da un'altra origine lucana che è molto meno contemporanea. Prima di noi a teorizzare una graphic novel ante litteram, se così potremmo definirla, era Orazio, nella non lontana Venosa, anche se nemmeno troppo vicina da Tursi, che parlava di ut pictura poesis, la poesia come l'immagine, l'immagine come la poesia. E altro non era che una traslazione di un messaggio semplice: tutto quello che la parola non riesce a dire a livello emozionale, l'immagine invece riesce a trasmetterlo. E invece l'immagine, tutto quello che non riesce a trasmettere a livello linguistico, di contenuto sonoro e appunto a livello verbale, la poesia riesce a sostituire. E allora da questa fusione di intenti nasce in qualche modo il rapporto Vincenzo D'Aguzzo e nasce Mario Lamboglia, e nasce la graphic novel Il fuoco e la croce. Come avete già intuito, non si tratta altro che della storia del Beato Lentini, tradotta però nelle immagini e nelle parole tramite due sensibilità che sono differenti ma complementari.
perché c'è quella di Mario Lamboglia, di cui si parlerà meglio dopo perché entreremo nel vivo del testo e anche del linguaggio, che è diretto senza fronzoli, senza aggiustamenti di opportunità, compensato e collaudato da una pittura che invece sceglie il dettaglio. Sceglie il dettaglio perché Vincenzo D'Acunzo ha una storia ormai lunga mezzo secolo nel panorama dell'arte, dell'arte contemporanea, lucana e non solo. Quella storia lunga mezzo secolo gli ha permesso di assimilare tutti i messaggi dell'arte, tutti i messaggi formali dell'arte, perché poi capiremo che l'arte ha differenti modi di arrivare all'osservatore e la maggior parte di questi sono tutto meno che formali. Beh, lui dal punto di vista tecnico ha avuto modo di esperire in davvero 50 anni di carriera tutte le modalità, tutte le forme, le sfumature, i dettagli, gli stili. È nato nella pittura accademica, quindi si è formato con l'accademismo, con lo studio del dettaglio, con lo studio della perfezione formale che lo hanno sempre affascinato. Se chiedessimo qual è la forma d'arte che più si addice alla sua personalità, sicuramente non sarebbe mai staccata dal figurativo, per quanto tutta la sua ultima fase tende all'arte astratta, tende allo smontamento della forma pur conservandola nei suoi requisiti fondamentali per arrivare ad un messaggio, a quello che in arte definiamo contenuto spirituale, che è più spinto, più astrattizzante, più voglioso di novità. Vincenzo D'Acunzo è lo stesso delle grandi cattedrali, delle volte affrescate, delle grandi pale dipinte, delle grandi commissioni in giro per il mondo. Quindi questo lavoro, che per lui, ne abbiamo parlato tante volte, rappresenta una sorta di eredità spirituale, una sorta di testamento, quello che lui vuole dire al mondo. C'è qualche problema? Ok. Pensavamo ci fosse un problema di audio. Insomma, questo rappresenta il suo testamento spirituale, il raccoglimento di tutto quello che è accaduto durante la sua vita e che viene espresso da una personalità che è sicuramente spirituale ma è anche molto laica nel racconto di una storia cristiana, che è una storia di carità, ma abbiamo imparato a comprendere essere anche una storia di grande misticismo, di grande elevazione spirituale. E non c'è momento più complicato per raccontare l'arte contemporanea che cimentarsi col figurativo, ma col figurativo prestato all'illustrazione. E lo può fare solo un artista maturo, un artista che è andato avanti nel tempo, che ha cavalcato gli stili, che ha imparato il senso della pittura d'olio. Come si muove l'artista nella sua fucina? L'abbiamo definito così il suo laboratorio. E l'abbiamo paragonata a una fucina di Vulcano, che è di origine tutta seicentesca, alla Velázquez. Velázquez, in un dipinto bellissimo che appunto titola così La fucina di Vulcano, raccontava del suo studio con i modelli, con le immagini, con i costumi, con lo studio dell'armatura e del tempo. Stiamo parlando di una storia che incrocia la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, quindi un pittore affezionato alla mimesis, ovvero all'imitazione del naturale, non poteva perdersi dei dettagli e non poteva farlo in una forma antistorica. Quindi il lavoro dell'artista è stato davvero un lavoro di un artista tradizionale in questo senso. È stato un lavoro di mesi, lungo una pandemia che ha portato momenti di sconforto, a momenti di forte volontà di andare avanti. Come tutti i lavori importanti è stato un lavoro doloroso, ma quando si parla di dolore si parla di quella cosa che Monna Lisa Gherardini, quella definita la Gioconda, parlava di mancanza d'amore. Il dolore non è altro che la voglia d'amore, quell'amore che in quel momento senti mancare nell'arte e che l'arte ti completa, ti fornisce. E allora quell'amore viscerale che Vincenzo D'Acunzo ha sempre dimostrato verso la pittura si scatena nella sua fucina di Vulcano. Il suo laboratorio diventa il luogo in cui passa la maggior parte delle ore del giorno, ma soprattutto della notte, direi, e da quella fucina vengono fuori circa 700 tavole che non sono affatto illustrazioni, ognuna di esse è un dipinto a sé stante, ognuna di esse potrebbe essere oggetto di una disquisizione particolare, potrebbe essere il racconto non solo di un momento della vita del Lentini, ma di come un uomo sceglie un linguaggio interpretativo. E questa è la chiave di volta dell'opera d'arte, ne abbiamo parlato tante volte, forse a tursi mai. Beh, quando disquisiamo d'arte contemporanea immaginiamo un grande calderone all'interno del quale ci sono troppe cose. La maggior parte di queste riguardano l'arte astratta, semplicemente perché è di più facile interpretazione. Non ci capisco nulla, non vedo la forma, non la devo interpretare, non mi devo interrogare, quindi sicuramente, siccome non la capisco, sarà una cosa fatta bene.
E invece tre quarti di questo panorama è quello dei non artisti. Non c'è artista che possa arrivare all'arte astratta se non parte dal figurativo stretto. Ecco perché un libro del genere è una testimonianza di non solo di lavoro solido, ma di un talento cristallino, di una virtù artistica, perché di virtuosismo si tratta quando si va a definire la cura dei dettagli, l'impossibilità, l'imperfezione. Tutto è scandagliato e perfetto, tutto ha la volontà di raccontare un messaggio, perché l'opera d'arte è contenuto spirituale, non è solo forma, e sceglie la linea, quindi la delineazione formale e il colore, che diventa in qualche modo il riempimento, per raccontare un contenuto che non è solo un contenuto sacro. Gli spunti e le citazioni che il pittore utilizza all'interno del fumetto sono infinite, vanno dalla morte di Marat fino al Pino di Cézanne nelle illustrazioni, nelle tavole finali, come le abbiamo definite. Un panorama vastissimo che sfiora e incrocia tutti secoli della storia dell'arte, come a dimostrare non solo la capacità citazionistica di un artista che ha studiato la storia dell'arte, ma anche la volontà di lasciare tracce di memoria, di dire: io non sono il primo nel mio, ma non mi sono scordato del passato, non mi sono staccato da tutto ciò che è stata l'arte di un tempo, l'ho fatta mia, l'ho acquisita, l'ho copiata, l'ho riprodotta, ho fatto in modo di imparare dai grandi del passato, e all'interno di quel grande laboratorio ho scelto le citazioni giuste, reinterpretandole completamente. Sceglie un finale che è la voglia del paradiso, la voglia della gioia, la voglia del sorriso, la voglia di una pernacchia per raccontare il momento più serio di tutti, perché lo spirito del Beato Lentini era esattamente questo: la contemplazione, il misticismo, la voglia di sacralità, ma anche il sorriso per raccontare la carità e la carità per raccontare la società. Siamo in una epoca nella quale la condivisione delle emozioni diventa la cosa più difficile di tutti. Ci scordiamo troppe volte di interagire tra noi, ci scordiamo di osservare un paesaggio, un panorama, parti della nostra Basilicata che diamo per scontate. Beh, l'arte ci insegna a saper vedere, diceva Matteoli, un grande critico d'arte. Ci insegna ad aprire gli occhi sull'educazione al bello. Un'educazione al bello che può essere anche un'educazione storica al bello, che può essere anche il racconto di un'epoca complicata, un'epoca fatta di guerre, fatta di carestie, di dissidi, delle solite invidie di paese, per raccontare invece una storia che è di assoluta umanità. E allora lo scritto di Mario Ramboglia, che delinea, come vi dicevo, in maniera efficace, senza voglia di arzigogolare determinati concetti, lui vuole arrivare diretto a traslare un significato, a comunicare ai laureati di oggi, ma così come a tutta la Basilicata, possibilmente anche fuori dai confini doganali che troppo spesso ci scriviamo attorno. E qui siamo a Tursi, è come se questo libro avesse rappresentato un po' la fusione della diocesi Tursi-Lago Negro. E quel racconto di umanità nell'arte non può trovare sfogo migliore. Perché è perfetta una graphic novel e perché è innovativa una graphic novel oggi? Uno, perché nessuno l'ha mai fatto prima. Quindi nel senso vero della novità sta nella impossibilità di reiterazione o di copia, una cosa che non è mai accaduta. Fondere così tante tavole con un concetto storico e avanguardistico di per sé. Se oggi pensassimo al panorama arte contemporanea, non ci fideremmo affatto di ritagliarci una storia di fine Settecento, tra l'altro di una persona, di una personalità che è tutta sacra, cristiana, legata al culto cattolico. Farlo con il linguaggio dell'arte contemporanea, farlo con un linguaggio di trasgressione, di avanguardia, di voglia di novità continua, farla con quella tipologia di stile e di intenzione d'arte, così come la definiva Riegel, dei cinque valori dell'arte, una di queste è l'intenzione d'arte, i tedeschi avrebbero parlato di Kunstwollen, volontà d'arte. Per Vincenzo D'Acunzo questa volontà d'arte l'ha dimostrata forte, l'ha dimostrata prima che nel talento, nella costanza, di lasciarci un'eredità, un traguardo, un punto d'arrivo che si raccoglie in questo libro assieme alle parole di Mario Ramboglia, che rappresentano un punto d'inizio, il primo in Basilicata tra i primi in Italia, che dovrebbe girare le grandi fiere d'Italia, che dovrebbe essere nelle scuole, che dovrebbe essere raccontata ai più piccoli, così come a tutte le generazioni, per mettere assieme due linguaggi che sono nati per stare assieme, sono nati per non scindersi, sono nati per raccontare una storia che è attuale oggi, era attuale tre secoli fa, sarà attuale fra due millenni,
perché la storia di verità e l'arte e la letteratura non sono altro che l'iscrizione della verità in un panorama figurativo o letterale, bene, quell'iscrizione di verità deve essere il nostro punto d'arrivo, il nostro punto di partenza. E allora l'augurio che la storia e il racconto della vita del Beato Lentini possa essere nella letteratura e nell'arte sempre un racconto di verità. Dove c'è la verità, c'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di guardare al futuro, alla visione, senza scordarci del passato. Auguri a voi. Grazie alla dottoressa Calitri, e adesso passo subito la parola al protagonista dei fumetti, il maestro, sì, il maestro D'Acunzo. Buonasera, e io, diversamente dalla dottoressa, dallo storico dell'arte che va a braccia, io invece vado legato, vado così. Mi perdo se incomincio a parlare a braccio, per cui preferisco scrivere ed essere sintetico e quindi cercare di arrivare, diciamo, col minimo possibile. È stato più volte nominato il giornalista Mario Lamboglia, che non ritengo debba essere presentato, perché a Tursi lo conoscono benissimo per essere il direttore dell'Ego di Basilicata ed essere, diciamo, avere una lunga carriera, diciamo, nel campo. Per cui quando venne a Tursi a dicembre 2018, in occasione del presepe che io feci nella cattedrale, il presepe pop-up sul Matera, capitale della cultura 2019, mi fece una proposta, e cioè mi propose di collaborare a quattro mani per la scrittura di un fumetto su Lentini. Conoscendo la sua preparazione, diciamo, nonostante avessi dei dubbi fortissimi, perché io non sono un fumettista, non lo sono mai stato, non lo sono proprio dentro, non ho quelle tecniche, mi veniva di dirgli di no, però purtroppo mi piacciono le sfide, accettai, diciamo, e fu quello l'inizio della nostra collaborazione, che durò molto tempo e tirò avanti a fatica, soprattutto per la mia meticolosità che richiedeva continui confronti. Sicuramente, fatti i testi, pensava che fossero finite le sue incombenze, e invece no. Solo per darvi l'idea di cosa c'è dietro la narrazione di un libro, o la stesura di un racconto, o la composizione di un fumetto, ancor più che se si tratta di una graphic novel come quella che abbiamo realizzato noi, vi porto un esempio. Cosa accade? Quando impostai la casa del Beato Lentini, che è una delle, diciamo, dei punti importanti, delle location importanti del fumetto, perché è lì che si svolge poi gran parte della scena, come vedrete poi nello spettacolo che ci seguirà. Dicevo, come quando andammo a preparare quella casa, lui, il Beato Lentini, in quella casa studiava, pregava, si sottoponeva a sacrifici corporei e litigava pure, perché no? Anche i santi litigano, litigava con la sorella tutti i momenti, ma litigava perché veniva tacciato di essere troppo buono. Era questo il punto della lite, non era il fatto del fatto negativo, ma il fatto di essere troppo positivo. Per cui ci siamo confrontati molto su questa cosa, soprattutto sui dettagli. Anche lui modificava spesso quando mi raccontava a voce, mi diceva prima una cosa e poi l'altra, perché evidentemente anche lui inventava come facevo io. Allora, per metterci d'accordo, ho preteso alla fine una nota scritta con la descrizione esatta, perché non questo muovere delle cose mi dava troppa larghezza nel fare le cose, mi dava fastidio, per cui gli chiesi. Di fronte alle mie insistenze cavillose si sentì costretta a fare ricerche, e alla fine mi mandò una mail che riportava i dettagli degli arredi e la loro posizione, i teschi che aveva, il focolare e gli appendini, i teschi, perché il reverendo aveva due teschi nella casa, cioè lui ce li aveva perché voleva ricordare a se stesso sempre che si muore, che la morte fa parte della vita, che è una componente e che comunque deve farci sentire sempre pronti. Dettagli che aveva recuperato da vecchi documenti.
stampata la mail, mi sono messo a costruire i mobili di cartone. Venite a casa mia, ve li faccio vedere, tutti i mobili di cartone, i mobili della stanza del Lentini, e l'inginocchiatoio, i teschi con lui che lui aveva in casa, anche in cartone, seguendo alla lettera quando riportava la mail di Lamboglia. Con lo stesso criterio, con l'ausilio di una sarta, abbiamo costruito le divise dei militari, ho costruito le armi, sono andato alla ricerca delle case antiche in Tursi, molti di voi lo sanno, perché stasera trovo in mezzo a voi molti che hanno partecipato attivamente. Tursi è stata la fucina del fumetto, non è che è stata, non è assente. È una storia di Lauria, ma per far capire che le storie non hanno una sede, ma hanno la storia, hanno il fatto, hanno il sentimento e non la sede, no, noi l'abbiamo realizzato con attori tursitani, con i fatti tursitani. Quindi l'abbiamo costruita qui. E i luoghi? Quante foto mi ha dovuto mandare il direttore dalla... Non lo sa manco lui, quando, 2.000, 3.000. Dei posti dove era stato il prete, perché volevo sapere dove era andato, cosa aveva fatto, e lui mi diceva: ma ora non è come allora, tu mandali ora, poi sarò io a fare la rubricazione dentro di me, cosa devo togliere e cosa devo mettere. Tutto questo perché non ho usato la tecnica dei fumettisti di professione, i quali utilizzano manichini, pupazzi. O diciamo, io invece ho avuto un modo di procedere dei pittori, quelli che sono nei tempi passati, con l'ausilio dei figuranti. Molti di voi, forse anche tra i presenti in questa piazza, sanno di cosa sto parlando, perché hanno preso parte in prima persona a queste cose. A proposito, vi ringrazio tutti. Tutti quanti, perché diciamo a questo fumetto abbiamo partecipato in oltre 50-60 persone hanno preso parte. In periodi diversi, in zone diverse dell'abitato di Tursi, hanno preso parte ai lavori di posa e composizione delle scene, diventate poi disegno e poi fumetto. Ho bisogno di ringraziare particolarmente il gruppo della SD Dansland di Tursi, che ha contribuito in modo determinante a posare come figuranti alla composizione delle scene. Non faccio nomi per evitare di dimenticare qualcuno, ma per evitare anche inutili spot di cui l'associazione che ho nominato non credo abbia bisogno. È stata un'esperienza di gruppo vissuta insieme e potete testimoniarlo, che non ho mai imposto pose a nessuno e a ciascuno, non ho mai, ho sempre chiesto la massima libertà interpretativa, cioè ogni volta che chiedevo di sedersi, di mettersi in qualche modo, non ho mai detto metti così le mani, fai questa azione, voi lo potete testimoniare, ho solo sempre detto questa è l'azione, fammi vedere come faresti, perché ciascuno di noi ha un modo di muovere le mani, un modo di muovere la testa, un modo di una gestualità personale, ed è quella che non c'è nessun altro, è molto più ampia di una fantasia di qualsiasi autore, perché quando metti un pupazzo sei sempre tu e la tua fantasia che mette le mani, ma quando c'è il figurante è lui che ti provoca, diciamo, ponendoti e dandoti degli elementi suoi che tu devi far tuoi. E questa è la differenza. È stata un'esperienza di gruppo vissuta insieme e potete testimoniarlo, che non ho mai imposto pose, ma a ciascuno ho chiesto la massima libertà di interpretare quello che mi serviva senza snaturare il suo modo di essere. Poi diciamo, intanto abbiamo di concerto con l'editore inserito un pensiero di ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato sulla cosiddetta terza di copertina. Praticamente, prendendo il fumetto, nella terza di copertina c'è, proprio perché è stato svolto in questa maniera il fumetto, c'è questo ringraziamento dovuto a queste persone che hanno partecipato, perché dovevano essere anche loro, sentirsi parte attiva della composizione. E che dire delle ricerche tecnico-artistiche che sono state anche spiegate in parte, almeno dal punto di vista tecnico, dalla dottoressa Calitri prima.
faticosissima e impegnativa, durata circa 3 anni, ho praticamente fatto di questa esperienza un cantiere, un vero cantiere dove si usa di tutto. Colori tradizionali acrilici ed acquarelli, ho usato per la prima volta per oltre 40, dopo oltre 40 anni di arte, i pantoni che usano esclusivamente i fumettisti, soprattutto per il fumetto manga. Non parliamo delle penne con pennini diversi, le penne col classico pennino per impiastrare a chino acrilico, e non so quanti di voi hanno mai visto i pennini di vetro. Anche quelli si usano per fare i fumetti, pennini di vetro che hanno una punta come una trottolina e servono proprio per dare degli effetti particolari. Per cui per me è stata un'esperienza stupenda da questo punto di vista. Non è stato un voler fare i disegni, voler rappresentare quello che Mario Lamboglia mi aveva detto. Quella era una provocazione, tutto il resto è venuto perché avevo voglia di buttarlo giù. E qualcuno può obiettare che queste sono esperienze che in tantissimi anni anche un mestierante avrebbe dovuto conoscere. Ma avete mai provato a dare un'occhiata a quanti strumenti ci sono sui cataloghi moderni e ne crescono e ce ne sono di tutti i giorni? Quella è un'occasione giusta, provare tutto possibile e impossibile, perché non sono un fumettista, lo ripeto, e questa sarebbe rimasta un'occasione irripetibile. È stata una vera esperienza unica, non solo di natura tecnica e strumentale, ma soprattutto di vita. Molte ore al giorno, costantemente oltre 10 ore, per 3 anni ho vissuto intense emozioni tecniche e umane. 3 anni nei quali è successo praticamente tutto. Malattia, pandemia, guerra. Cosa si voleva di più? Condizioni estreme in cui non ci siamo fatti mancare nulla. Ora sono qui a testimoniare che per ogni lavoro intenso e faticoso che sia, porta con sé la gioia di esserci riuscito. Faccio prima un forte sospiro e poi prendo e vado avanti con un impegno solenne. Vi prometto solennemente, non lo farò più. Non è solo un modo di scherzarci sopra, è anche la consapevolezza che per ora è così e vi assicuro che mi basta e m'avanza. Tante sono le cose che passano in 3 anni di duro lavoro, tante tavole prodotte, 700 come è stato detto prima, ispirate dai testi del giornalista Lamboglia, impaginate e ritoccate, tutto in maniera rigidamente manuale. È impensabile che stia qui a raccontare di 3 anni di lavoro, non credo sarebbe una bella idea per voi e per me stesso. Per cui il mio tempo lo userò, per quel poco che mi è rimasto ancora, per i saluti che faccio senz'altro e che ho fatto alle persone che hanno partecipato e per fare 2 essenziali considerazioni finali. È sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo e accadendo in Ucraina. Stiamo assistendo ad una guerra cruenta che sta facendo tante vittime e tantissimi profughi, molti dei quali sono stati accolti anche in Basilicata. Nella vita del Lentini che proponiamo stasera, raccontata e romanzata da Lamboglia, ci sono molte pagine in cui parlano i fucili e i cannoni. C'è un momento in cui Lauria conobbe la stessa sciagura che sta attraversando oggi l'Ucraina. L'umanità sembra che si stia avvolgendo in un fenomeno generale di narcisismo maligno. In quella circostanza Lauria subì morti e devastazioni per mano degli invasori dell'esercito napoleonico dei francesi. Nelle numerose tavole dedicate a questa guerra, per immedesimarmi nella narrazione, mi sono ispirato ai morti dei migranti. Chiaramente durante la costruzione delle tavole non potevo fare i figuranti con i morti, per cui sono andato a caccia del materiale che veniva proposto. E sotto gli occhi di tutti le tragiche immagini dei migranti ucraini, vi assicuro, al peggio non c'è mai limite né tempo di sosta. Tra il 2019 e il 2020 avevo davanti agli occhi i reportage di quelli altrettanto tragiche dei migranti venuti dal mare, dai paesi poveri, i cui cadaveri venivano restituiti sulle spiagge lungo i percorsi della fuga. Per chi ha la disponibilità di guardare o meglio leggere la storia del Beato Lentini a fumetto che stiamo presentando stasera, vi invito a soffermarvi da pagina 85 a pagina 92, dove si narra la strage di bambini in una grotta di Lauria, di annientamento di frati cappuccini,
e di retate punitive in cui si contarono oltre 1000 morti. Proprio nella vignetta finale di pagina 92, guardando attentamente e guardando bene, troverete il piccolo migrante che trovarono a testa in giù su una spiaggia, una scena che colpì il mondo intero per la sua tragicità. Ho cercato, a modo mio, di dare un significato a quel corpicino. Il significato di non farci vedere mai più, Signore, certe scene. E invece non ce la faccio. Mi fermo. La storia rappresentata sul Lendini dall'Ambogna ha una geniale, per fortuna, una genialità alla fine. Un affaccio di Lauria oggi. Nelle ultime pagine sfilano i nomi e i volti, chiedo scusa. Era per quello di prima. No. Sfilano i nomi e i volti di chi ha perorato in campo civile e religioso la causa del Lendini. Poi un grande salto finale in cui passa dalla durezza della guerra per approdare alla speranza, che ho cercato di sintetizzare nelle ultime quattro tavole con cui Mario Lamboglia ci sorprende. Siamo nati per essere destinati al paradiso, il luogo in cui regna il bello assoluto, in cui vestiti di luce torniamo bambini. Signori, prepariamoci, perché in paradiso non si va solo per pregare. Per favore, quello facciamolo ora finché siamo in tempo. In paradiso si va per leggere e per giocare. Alleniamoci come fa nel racconto il Lentino, perché in paradiso impareremo anche a fare un gesto che forse tra adulti per vergogna non usiamo. Impareremo a scambiarci il marameo. Volevo soltanto far vedere, e per chiudere, quello che daremo poi alla fine, dopo la consegna del riconoscimento al mio dottore. Dopo il riconoscimento al mio dottore, e ci sarà poi la presentazione bellissima del teatro degli attori di Lauria, consegneremo un omaggio che ho voluto dare a quelli che hanno collaborato con me, a quelli che hanno fatto, perché io lo chiamo laboratorio, era questo il termine che non mi veniva, dottoressa. Il fumetto per me è stato un laboratorio tra me e i figuranti, e a loro che volevo lasciare, perciò ci ho tenuto molto, e Mario Lamboglia sa quanto ho insistito con l'editore a farmi stampare questi fascicoletti, chiamiamoli così, dove all'interno c'è praticamente un'immagine in cui è ingrandita la scena a cui hanno preso parte, e poi davanti ci sono i nostri ringraziamenti, chiaramente. Non è, diciamo, un granché, non è una cosa, però è una cosa che tranquillamente, con una semplicissima cornice, perché è già stato fatto, visto che ho fatto anche questo mestiere in gioventù, per molti anni ho fatto anche il corniciaio, so benissimo che basta una cornice e poi mettere la fodera dietro, così, perché nella fodera c'è il ricordo, c'è scritto tutto a cosa serve questo disegno. Quindi negli anni futuri, quando qualcuno andrà ad aprire il quadro, capirà la storia del disegno, ok? Questo qui è quello che consegneremo poi, dopo tutta la manifestazione, ai famosi miei partecipanti al laboratorio. Io ho finito, grazie. Grazie al maestro D'Acunzo. Prima di dare la parola per le conclusioni all'avvocato Aurelio Pace, il quale poi dopo si trasformerà in un altro ruolo, perché sarà proprio lui a colloquiare con
il nostro scienziato, il nostro dottor Pasquale D'Acunzo, perché subito dopo il suo intervento ci collegheremo direttamente con New York, e questo è grazie al service, a Ivan Delia, a Franco e a Francesco D'Alessandro, che ci permetteranno di poter fare questo collegamento non facile. C'è stato un lavoro abbastanza capillare dietro e li ringrazio. E volevo aggiungere nei ringraziamenti che faccio, perché purtroppo oggi è successo un episodio poco piacevole, è sparito all'interno dell'ente il telo, e per fortuna diciamo Ivan è abbastanza fornito e possiamo fare il collegamento. Oltre, voglio dire che qualcuno è entrato nei miei uffici, quindi nella mia stanza, a rovistare un po', diciamo, non so che vanno trovando. Noi abbiamo i debiti al comune, quindi più di quello non potete trovare. Non so che cosa cercavano all'interno della stanza, forse qualche mascherina, qualche tampone, non so, però alla fine hanno fatto sparire anche un po' di materiale che serviva per stasera, appunto per il dono che dobbiamo fare al dottor D'Acunzo. Per fortuna, come si, ci siamo messi al lavoro per mettere a posto le cose, e la serata si concluderà a buon fine, e chiaramente poi la targa, che purtroppo oggi è stata quella ufficiale, la consegneremo nuovamente alla famiglia D'Acunzo, probabilmente anche nell'occasione del 7, che c'è il premio Rabatana, visto che comunque, però la serata ufficiale, anche perché era già l'anno scorso che noi abbiamo fatto la delibera per il conferimento della benemerenza sia al dottor Di Tommaso e al dottor Pasquale D'Acunzo. Quindi aspettate, perché dopo l'intervento conclusivo dell'avvocato Pace, l'avvocato Pace si collegherà qui da Tursi con Pasquale D'Acunzo, e direttamente dalla sua voce sentirete le emozioni, le stesse emozioni che prima provava papà Vincenzo, il maestro Vincenzo, nel raccontare un po' l'opera d'arte che ha messo in campo, dove appunto ci sono emozioni, lavoro, sacrifici all'interno, che poi ti portano a emozionarti ancora quando poi ne parli di quest'opera. Poi, dopo il collegamento con Pasquale D'Acunzo, avremo i nostri amici di Lauria, quindi non andate via, perché state sicuri che non ve ne pentirete se starete fino alla fine. Ve lo dice uno che è andato a Lauria per fare il saluto e poi è rimasto fino alla fine, perché è stata veramente una bellissima scena teatrale, e chiaramente Mario Lamboglia ha già deciso di non fare il suo saluto, perché lì con la sua telecamera, come vi dicevo all'inizio, per poi diciamo regalare questa serata ai suoi telespettatori attraverso l'Eco di Basilicata, che è la televisione che lui ha nella sede di Lauria. Bene, a te le conclusioni, Aurelio Pace. Grazie agli amici di Tursi, grazie al maestro D'Acunzo. Io non so se si commuoverà quando il collegamento darà una benemerenza al figlio, ma si è commosso immaginando che il figlio di un uomo di cui non conosciamo il nome e un bambino di cui non conosciamo il nome, sulle spiagge che hanno accolto gli uomini che hanno costruito la nostra Rabatana, ha perso la vita. Così come quel bambino che con una pagella nella giacca, maestro, stava venendo in Europa e ha perso la vita nello stesso Mediterraneo a 10 anni, non migliore o non peggiore dei nostri figli, chiedendo a noi che gli tendiamo quella mano. Non ci sarà libro e non ci sarà civiltà di un popolo se a quei bambini non sapremo dedicare un pensiero e un applauso. Io ringrazio questa comunità, che è una comunità, dice Salvatore Cosma, che mi vede spesso presente. Considero Tursi una comunità che si sceglie. L'hanno scelta i pellegrini di molti posti della Basilicata e del Mezzogiorno d'Italia quando si inginocchiano ad Anglona. L'hanno scelto molti popoli e i segni del Mediterraneo, del mare piccolo di Lapira, che ci ha visto qui riunirci da una parte e dall'altra sponda del Mediterraneo, balcone d'Europa e capoluogo della Basilicata, Tursi, pochi lo sanno. È evidente che quando scegli un luogo come questo provi ad amarlo, ad interpretarlo. Dico in premessa, Mario, il Beato Lendini ha già fatto il suo miracolo, perché uno degli attori della
commedia Alzati in piedi finirà in seminario fra qualche mese avendo interpretato Lentini, quindi la vocazione è già arrivata. Lentini il miracolo che doveva fare l'ha fatto. Ora non so se ci riesce pure con D'Acunzo a mandargli la vocazione, ma di sicuro il profilo del Beato Lentini, che andrebbe approfondito da ognuno di noi, è un profilo che sta nell'insegnamento di Sant'Ignazio. Salvatore, Sant'Ignazio diceva: si insegna molto con ciò che si dice, di più con ciò che si fa, ancor di più con ciò che si è. Chi sta dietro quella telecamera è una delle migliori penne della Basilicata, uno dei migliori giornalisti. Mario Lamboglia è un comunicatore ormai da molti decenni ed è lì dietro la telecamera di informare invece di essere qui a raccontare la sua opera letteraria. E questo è il profilo migliore che il Beato Lentini ha tracciato e che forse abbiamo interpretato. Maestro D'Acunzo, io sono felice di essere qui a concludere la presentazione di questa graphic novel, poi ne parlerò, ma devo dire la verità, sono anche orgoglioso di poter vedere che ci sono ancora sindaci come Salvatore Cosma che difendono ostinatamente gli artisti del proprio territorio, che le manifestazioni assieme alla sua amministrazione, che saluto singolarmente perché vedo volti di amici oltre che di persone preziose per questa comunità, quando un sindaco ti dice devi venire, dobbiamo presentare il graphic novel di D'Acunzo perché un cittadino di Tursi merita di essere valorizzato, io mi sento orgoglioso che in Basilicata esistano sindaci così, altrimenti ci chiediamo perché valorizzare l'arte e il territorio se non c'è l'istituzione che la interpreta. Quando abbiamo presentato, Mario, il libro a Lauria, la graphic novel con 700 opere di D'Acunzo a disposizione, con la tua capacità, il dono, il potere della parola, ho cominciato ad approfondire il tema del Beato Lentini, quello che voi avete avuto la fortuna di fare prima. Guardate, la Basilicata è terra di santi, è attraversata dal senso della santità, e il senso della santità è secondo solo al culto mariano. Voi, Anglona vi dà questo spirito profondo del culto mariano, ma questa è terra di santi e i santi hanno un senso se vivono nell'emulazione, cioè se il cristiano ambisce, come dice nella prefazione preziosa di Monsignor Orofino al vostro lavoro, se ambisce ad essere, cioè se quell'insegnamento supera la pratica quotidiana. Ho avuto la fortuna, Mario, essendo appassionato di libri, di andare a ricercare i libri sul Beato Lentini ed ho riscoperto in un'edizione che ti mostrerò del 1894 delle prediche del Beato Lentini, non un uomo solo della carità, lo dico agli amici di teatro che poi avranno modo di rappresentarcelo, ma un profondo intellettuale, un uomo mistico, un uomo che ha letto Sant'Agostino, San Tommaso, cioè la nostra storia che è propria di futuro, c'è molto futuro alle nostre spalle, ci insegna che la Basilicata l'hanno fatto uomini straordinari che nella cultura, nel senso di colere, di coltivare, hanno costruito la conoscenza. È il più grande bagaglio, Mario, Vincenzo, che voi consegnate nella testimonianza di un libro che spero si sia compreso essere unico nel suo genere. Non una semplificazione, ma un'articolazione complessa di momenti di storia. Attualissimo, un libro che parla di pandemia prima che noi la viviamo oggi, un libro che parla di guerra prima della guerra che viviamo oggi. Una sola precisazione: la guerra non la stiamo vivendo solo in questo momento perché l'Ucraina, la Russia, l'Europa e il governo russo, non il popolo russo, che è un popolo straordinario e civilissimo, ma un governo russo, un governo di despoti, incapace di riconoscere le libertà. Quel popolo russo ha prodotto arte, ha prodotto letteratura, è uno dei più grandi popoli che il mondo moderno abbia conosciuto, governato in maniera illiberale. Perché vi dico questo? Perché la guerra ce l'avevamo alle porte già prima, perché la Siria è in guerra da tempo e che non ci accorgiamo delle guerre se non c'è il petrolio o qualcosa che ci aumenti l'energia, ci accorgiamo della guerra quando muoiono i figli bianchi e non i figli neri di questo mondo, ci accorgiamo della guerra perché non leggiamo Lentini e capiamo che c'è una guerra dell'energia e una guerra della povera gente e la povera gente non interessa a nessuno. È questo che insegna il libro. Se guardi agli ultimi puoi comprendere Lentini, se invece ti accorgi della guerra solo se ti aumenta il costo della benzina,
vuol dire che siamo rivoltati verso i nostri interessi e non verso chi su quella spiaggia arriva morto. Ci sono 30.000 morti in fondo al Mediterraneo, maestro D'Acunzo, 30.000 morti nel mare che ha portato qui gli uomini della Rabatana, che ha portato a Policoro Pitagora, che ha portato qui la Magna Grecia. E questa è l'emergenza sociale che sta assieme all'emergenza culturale. Non c'è uomo di cultura, e credo che Mario Lamboglia e Vincenzo D'Acunzo lo possano confermare, che non vive l'analfabetismo emozionale di poter dire: se c'è la guerra altrove non c'è pace nemmeno in casa mia. Diceva Giovanni Paolo II: non c'è pace senza giustizia. E questo libro invita la giustizia, invita a comprendere che la periferia esistenziale di qualcuno merita il dono di chi ha di più. C'è un solo brano di cui vi voglio parlare. Il Beato Lentini non aveva possibilità di mangiare, assieme alla sorella litigava per questo, aveva poco pane, e quel pane lo donava agli ultimi, rimanendo lui senza alcuna possibilità di alimentazione, alcuna possibilità di nutrimento. Nel momento stesso in cui quel pane viene donato, arriva una donazione al Beato Lentini per poter lui stesso poter mangiare. Vi lascio con una frase di un grande economista, l'economista di Papa Benedetto XVI, che si chiama Zamagni. Zamagni diceva: chi dona non perde mai. E per rappresentarlo assieme a quel grande Papa ci raccontava una storia. Diceva, un po' come nelle storie del Beato Lentini, un cammelliere voleva dividere la sua eredità per i suoi 3 figli. Aveva 11 cammelli in eredità. A un figlio voleva lasciare 1/2 del suo patrimonio, all'altro 1/4 e all'altro 1/6. Ma 11 cammelli non poteva dividerli per 2, per 1/2. E quindi hanno cominciato a litigare i figli, arrivare alle mani, si volevano uccidere. Passa un vecchio cammelliere, povero, che possedeva solo il suo cammello, e dona il cammello a questi 3 figli. I cammelli diventano 12, a quello che spettava 1/2 del patrimonio ha avuto 6 cammelli, 1/4 del patrimonio 3 cammelli, 1/6 del patrimonio 2 cammelli, 6 più 3 più 2 fa 11. Il cammelliere ha ripreso il suo cammello e è andato via. Papa Benedetto ci diceva: la dimostrazione è che chi dona non perde mai. Se questo libro non sta nella concezione del dono, dell'emulazione di una vita santa e povera e di una Basilicata che ha una radice povera ma dignitosa e profonda, non avremo compreso non tanto il libro di D'Acunzo e Lamboglia, ma l'essenza stessa che porta oggi a guardare una Rabatana, a dire che i popoli si incontrano e che non misuriamo chi viene da quello che ha, ma da quello che è, e così le comunità diventano fratellanza. Auguri a voi. Bene, se siete pronti con il collegamento, altrimenti io dico le ultime cose, perché diciamo, abbiamo pensato come amministrazione comunale di far nostra questa opera, acquistando diciamo un po' di copie, e queste copie consegnarle successivamente alla quarta e quinta elementare o alla prima, seconda e terza elementare, in modo che nell'ora di religione potranno avere questo fumetto e con la maestra di religione poter parlare del Beato Domenico Lentini, che appunto rappresenta l'umiltà, la carità e la povertà, e soprattutto rappresenta la Basilicata quindi acquisteremo queste copie e le doneremo appunto all'Istituto Comprensivo Albino Pierro, in modo che i ragazzini, che devono essere un po' più partecipi a queste attività, come si dice, se non è Maometto che va alla montagna, è la montagna che va da Maometto, perché leggere e acculturarsi è importante. I nostri genitori non hanno avuto la possibilità, ma con i loro sacrifici hanno fatto di tutto che i figli hanno potuto diciamo studiare. E appunto andiamo in collegamento, se siamo pronti, con uno che non solo ha studiato per sé, ma sta facendo tanto per gli altri, e parliamo appunto del dottor Pasquale D'Acunzo,
io metto la fascia nel momento in cui poi ci sarà il collegamento, perché da questo momento diventa tutto istituzionale, perché Pasquale D'Acunzo, il dottor D'Acunzo, diventa cittadino benemerito, oltre ad essere già cittadino di Tursi, diventa cittadino benemerito appunto della nostra città. Per chi ancora non sa, nonostante Vincenzo ha fatto informazione a 360 gradi, ma per chi ancora non lo sa, il dottor Pasquale D'Acunzo è stato tra i primi quattro scienziati giovani del mondo con una sua scoperta su quello che è la cellula dell'Alzheimer. Adesso diciamo ne parlerete direttamente con lui, Aurelio si farà una bella chiacchierata con il dottor D'Acunzo e così avremo modo, voglio dire, di ascoltare direttamente da lui che cosa ha prodotto e che cosa ancora sta facendo e come gli Stati Uniti gli stanno riconoscendo il lavoro che fino a questo momento ha fatto. E mi auguro che dopo gli Stati Uniti possa essere l'Italia, la Basilicata, a riconoscergli tutto quello che sta facendo, diciamo, per gli studi, per la passione che lui ha, ma soprattutto per, come diceva Aurelio, donarsi agli altri. Quindi quello che sta studiando e quello che sta mettendo in campo ci auguriamo che ci servirà. Spero di no, però nel momento in cui qualcuno ne avrà bisogno, mi auguro che lo studio del dottor Pasquale D'Acunzo possa essere utile per sconfiggere questa malattia. Bene, eccolo qui, un applauso, già lo vediamo in collegamento, un applauso al dottor Pasquale D'Acunzo. Pasquale, ci senti? Non si sente ancora? Stiamo ripristinando l'audio, nel frattempo che leggo un attimino la delibera. Così poi potete chiacchierare tranquillamente. Se sul palco salgono anche il vice sindaco, l'assessore La Salandra e l'assessore Montesano, in modo che poi possiamo lasciare tranquillamente. Bene, allora la delibera è stata fatta, è la numero 92, protocollo 9250 ed è del 29 luglio 2021. Vado a leggere la motivazione per cui abbiamo deliberato di conferire encomio solenne al dottor Pasquale D'Acunzo per aver dato lustro alla città di Tursi e alla cittadinanza con le azioni, gli studi, le ricerche volte al miglioramento e mantenimento della condizione umana. Ci siamo? Questa è la motivazione, ancora diciamo un applauso e veramente un grazie di cuore a chi porta nel cuore Tursi, la Basilicata e la passione per il lavoro che svolge il nostro scienziato dottor Pasquale D'Acunzo. Ci siamo? Ci senti dottor D'Acunzo? Ancora no, lo vediamo, ma credo che il collegamento ci fa cenno con la testa che ancora non ci sente. Sì, noi ti sentiamo, tu ci senti? Perfetto, buonasera dottor D'Acunzo. Siamo arrivati a New York, ci accogli a New York? Sì. Bene, rileggo la motivazione dell'encomio e della benemerenza che la città ti conferisce attraverso chiaramente il sindaco e l'amministrazione comunale. Guardo di qua. Bene, rileggo la motivazione visto che riusciamo ad avere il collegamento col dottor D'Acunzo. Di conferire l'encomio solenne al dottor Pasquale D'Acunzo per aver dato lustro alla città di Tursi e alla cittadinanza con le azioni, gli studi, le ricerche volte al miglioramento e mantenimento della condizione umana. Grazie dottor D'Acunzo, grazie per quello che stai facendo
attraverso i tuoi studi e attraverso, insomma, la scienza che stai mettendo in campo. Io ti lascio dialogare con l'avvocato Aurelio Pace, ma prima che lui, insomma, ti faccia le domande, la parola a te per salutare la tua città che ti abbraccia veramente con grande affetto. A te la parola. Io innanzitutto volevo ringraziare tutta la comunità per questo riconoscimento, per me è molto importante, perché è vero che vivo da un po' di anni fuori, adesso vivo addirittura all'estero, precedentemente vivevo a Roma, ho vissuto a Milano, però Tursi è sempre nel mio cuore, lo sarà sempre, è il posto che, dove sono cresciuto e che insomma porto sempre con me, quindi per me è molto importante. Ringrazio davvero tutti e tutta la comunità per il calore che sento, anche vivendo da tanti anni fuori, e per questo riconoscimento che ho avuto. Quindi in realtà sono io a ringraziare voi e virtualmente vi abbraccio tutti. Dottor D'Aguzzo, spero lei mi senta, mi giro a favore di telecamera. Sì, la sento. Intanto le premetto che di mestiere faccio l'avvocato ed è la prima volta che faccio le domande senza farmi pagare. Di solito lo facciamo negli interrogatori, ma si paga in America come in Italia. In realtà ci racconti, prima di parlare dei suoi studi, che cosa ha nel cuore di Tursi, cosa ricorda, qual è l'immagine che le compare mentre ci sta parlando? Beh, sicuramente avendo fatto le scuole lì ho tanti amici fraterni, la mia famiglia che vive lì, e insomma tutte le radici, no? E anche le radici che possono essere non soltanto affettive ma proprio culturali, dal cibo a insomma la scuola che ho fatto lì, quindi per me l'infanzia e la spensieratezza sono i legami familiari, i legami affettivi. Il tema della benemerenza che le hanno conferito, vedo il sindaco e tutta l'amministrazione riunita, e c'è buona parte del suo paese nella piazza, quando dà in termini di responsabilità a un uomo di conoscenza e di scienza sapere che il proprio paese di origine è qui a testimoniare con una benemerenza istituzionale e con l'applauso della gente che le vuole bene? È davvero un orgoglio, prima cosa è un orgoglio e ne sono davvero fiero, ed è bellissimo insomma che senta insomma tutto l'affetto della comunità, e di questo sono orgoglioso, e il mio primo sentimento è proprio questo, di esserne fiero e di esserne molto felice. Grazie a tutti. Che cos'è essere italiano e tursitano in America? Quel paese l'abbiamo scoperto noi nel 1492. Com'è essere oggi italiano, essere ricercatore, essere stimato, e lì l'accompagna la stima, qui anche l'affetto che è un moltiplicatore. Com'è essere italiani lì? È particolare, devo dire, perché come ben ricordava, c'è una comunità di italoamericani che è molto nutrita, ma in realtà dopo tanti anni, avendo neanche conosciuti alcuni, un collega ad esempio, che è proprio il mio collega di laboratorio con cui lavoro quotidianamente, questo ragazzo è italoamericano ed è curioso come molte delle loro usanze o culture sono in realtà molto diverse da quelle che ci sono oggi in Italia, no? Sono un po' antiche, un po' ricordano, sono un po' miste con altre cose americane, quindi è molto curiosa questa duplice natura, soprattutto qui a New York, dove ce ne sono davvero tanti italoamericani, in cui abbiamo adesso quelli, diciamo, come me di prima immigrazione, che sono un po' più, insomma, sì, sono simili a tutti gli altri. Invece gli italoamericani più di qualche generazione fa, sì, sono molto diversi, quindi non so se si definiscono italiani, in realtà sono molto particolari da questo punto di vista, quindi sì, è curiosa come cosa. Ci faccia capire e ci renda orgogliosi. La cura per l'Alzheimer, la ricerca per l'Alzheimer, né io né il sindaco Cosma ne soffriamo ancora, ma siamo interessati perché ci avviciniamo alla seconda fase della nostra età, per cui ci faccia capire e ci rende orgogliosi, ci racconti questa ricerca.
Ok, allora noi lavoriamo in realtà su due ambiti paralleli, che sono quello dell'Alzheimer e quello della sindrome di Down. Questo perché? Perché purtroppo la maggior parte degli adulti che hanno la sindrome di Down, che superano una certa età, la maggior parte tendenzialmente sviluppano una forma di demenza simile a quella dell'Alzheimer, quindi c'è una grande correlazione tra le due cose. Noi cerchiamo di capire perché, quindi c'è questa correlazione e c'è meccanismi, è chiaro che poi l'idea è quella di andare a cambiare questi meccanismi e cercando di far ritornare simili a quello che succede in un cervello normale. Nello specifico noi lavoriamo con queste componenti del cervello che sono al di fuori delle cellule, sono extracellulari, ma non per questo sono meno importanti, anzi vanno a modulare l'attività dei neuroni e di altre cellule che ci sono all'interno. Studiando queste componenti, che si chiamano vescicole extracellulari, siamo riusciti a scoprirne un nuovo tipo di cui non si conosceva, e questo nuovo tipo quindi lo possiamo vedere come delle piccole palline, sferette di materiale che le cellule si scambiano tra di loro, l'un l'altra. Questo succede anche nel mio cervello, nel cervello di chiunque, insomma, questo succede normalmente. Questi neuroni, quindi queste altre cellule, si scambiano questo materiale, e questo materiale serve in qualche maniera affinché queste cellule comunichino tra di loro. Noi abbiamo visto che questa nuova tipologia di questi pacchetti di informazione cambia nella sindrome di Down e cambia nel cervello di persone con Alzheimer, e quindi stiamo cercando di capire, partendo da questi cambiamenti, se riusciamo praticamente a farli revertire uno stato normale e vedere se, cambiando, quindi risintonizzando in qualche maniera, no, le comunicazioni tra le cellule, cercando di capire se poi questo potrebbe portare beneficio nei confronti della patologia, ed è questo di cui ci stiamo occupando adesso. Non fosse troppo complicato. No, ce la possiamo fare addirittura anche noi a capirlo. In che fase è la sperimentazione? Siamo in una fase di studio, siete in fase di laboratorio sperimentale o addirittura clinica? No, siamo ancora in fase di studio, e queste vescicole sono state scoperte solo l'anno scorso, quindi insomma parliamo di qualcosa che è abbastanza fresca come scoperta, e che sta insomma portando a catena, no, vari altri studi concatenati, ma che sono ancora in corso, sì. E quindi sì. Essa, una delle difficoltà della ricerca è quella del finanziamento. In Italia è un finanziamento sostanzialmente pubblico, dall'altro lato dell'oceano è pubblico-privato, delle grandi joint venture della conoscenza. Chi finanzia questa straordinaria ricerca? Allora, noi abbiamo come laboratorio in generale abbiamo alcuni finanziamenti da quella che si chiama NIH, che è la National Institute of Health americana. In più, recentemente esistono però, come giustamente sottolineava, anche altre fondazioni di tipo anche no profit, fondazioni, una di queste ad esempio l'Alzheimer Association si chiama, quindi è una fondazione onlus, no profit, che finanzia ricerca sull'Alzheimer. E recentemente ho preso un finanziamento dall'Alzheimer Association, e a mio nome, e proprio per proseguire questo tipo di studi. Chiaramente non esiste solo l'Alzheimer Association, come dicevo ce ne sono moltissime, e tra cui alcune ad esempio sulla ricerca sulla sindrome di Down, ma insomma siamo in attiva prosecuzione degli studi, e sì, e ci rende orgogliosi anche che queste fondazioni hanno deciso di finanziare i nostri progetti. A proposito di orgoglio, il primo finanziatore dei suoi studi immagino sia stato il maestro Vincenzo D'Acunzo, è il primo finanziatore, è la prima fondazione che l'ha permesso di diventare quello che è oggi. Lei lo sa che suo padre si è commosso quando si è collegato, è bastato vederlo per farlo commuovere? Addirittura? In realtà no, le confesso che io ero pronto ad intervistarla sul tema dell'Alzheimer, avevo compreso meno che in questa ricerca ci fosse la sindrome di Down. Non so se è uno scherzo del sindaco Cosma, ma io sono padre di tre gemelli, di cui un bambino con la sindrome di Down. Cosa gli racconto stasera quando vado a casa? Ah, wow, non lo sapevo. Dicevo,
ci sono delle correlazioni tra le due condizioni, e quindi diciamo che c'è attivo studio attualmente nel cercare di capire perché, cioè perché la prevalenza, in gergo, no? C'è praticamente la frequenza con cui la sindrome di Down, l'Alzheimer viene nelle persone con sindrome di Down di una certa età, perché è così alta. E ci sono ovviamente alcune motivazioni che sono ben conosciute, altre meno, e noi cerchiamo di capire questa cosa proprio perché, capendo le correlazioni tra le due patologie, diciamo così, pensiamo di capire meglio proprio come funziona la patologia di Alzheimer da un punto di vista più generale. Speriamo quindi che i nostri studi abbiano insomma un impatto per entrambe le condizioni. Sicuramente, come dicevo prima, il discorso di questa sorta di comunicazione tra le cellule che è alterata vale sia per l'Alzheimer che per la sindrome di Down. Noi abbiamo visto queste cose sul cervello che ovviamente noi usiamo principalmente animali che sono un modello per la sindrome di Down, ma anche tessuti umani, e noi abbiamo visto questa cosa succedere anche in persone molto giovani, quindi noi pensiamo sia molto importante da studiare, proprio perché potrebbe addirittura essere che queste alterazioni precedono, no? L'arrivo dei sintomi, e che quindi possono essere importanti proprio per lo sviluppo della patologia. Bene, dottor D'Acunzo, ci avviamo alle conclusioni. Due sole domande. La prima: anche in America è arrivata la forza del messaggio troppo musso di Salvatore Cosma, l'avete percepito? Sì, è diventata virale anche qui. Sì. Combattete il Covid col metodo scientifico o col messaggio di Cosma? Non ho ben capito, scusa. Il Covid lo combattete in America col metodo scientifico o col consiglio Cosma? Entrambi. Sì. Dottor D'Acunzo, prospettive per il futuro, e se mi risponde, quanto le è servito essere un testardo tursitano per diventare il ricercatore e l'orgoglio che è oggi? Secondo me tantissimo. Chiaramente è difficile rispondere in maniera oggettiva, perché posso dirti posso dirti quello che ho vissuto io, e secondo me tantissimo. È molto importante il fatto che comunque tutti noi ragazzi che cresciamo comunque giù ci spostiamo, e già da giovani, insomma 18 anni, 19 anni, ci abituiamo a vivere fuori. Un lavoro come il mio, in cui insomma spostarsi è quasi un must, no? Nel senso che avere opportunità di lavorare all'estero viene considerato comunque un plus nel curriculum. Il fatto che noi ci spostiamo così giovani aiuta tanto, e in più sì, devo dire che Tursi è un ambiente ideale. Anche, ripeto, ho fatto tutta la prima educazione lì, e è stata la prima educazione ottima, e lo vedo poi parlando anche con altre persone, e sia il liceo che le medie, che insomma a partire dall'elementare la nostra educazione da italiani è davvero ottima, e quindi questo aiuta molto. Poi dottor D'Acunzo, io la ringrazio, la saluto, è stato un grande orgoglio poter dialogare con lei. Ci sono anche molti operatori sanitari all'interno della platea, le porto il saluto e il ringraziamento dei tanti malati di Alzheimer, dei tanti bambini con la sindrome di Down che non possono, non hanno voce, non riusciranno forse a dirglielo, ma viviamo qui tutti assieme nella piazza dell'amministrazione, e in me stesso l'orgoglio di avere un lucano, un tursitano che dà una speranza a chi quella voce non ce l'ha. Auguri a lei per tutto il suo futuro, auguri. Io vi abbraccio tutti. No, Pasquale, aspetta, perché c'è la sorpresa finale. Dove vai? Ah, ok. Perché qua diciamo parliamo sempre di papà, però c'è il cuore di mamma dietro ad ogni figlio, e dietro a un grande uomo c'è una grande donna. In piazza c'è Antonella, tua sorella, c'è
tuo papà Vincenzo, ma soprattutto c'è un cuore palpitante di emozioni, di orgoglio, di fierezza per esservi stato a fianco, perché sappiamo tutti benissimo che papà è stato un grande lavoratore 24 su 24 per servire la nostra comunità, e quindi oltre a fare il papà è stato servitore delle istituzioni, e quindi diciamo il tempo che tutte le mamme, voglio dire, trascorrono con i figli è sempre di più rispetto a quello dei papà. Bene, mamma Rosa, raggiungici sul palco, così Pasquale ti può vedere e ti può dare un abbraccio, un bacio, l'affetto, l'amore di un figlio che si trova, diciamo, lontanissimo, ma che l'amore, voglio dire, non ha distanze, e quindi te la faccio vedere, ci raggiunge sul palco dove appunto gli stasera gli do una targa, e poi il giorno 7 al premio Rabatana, così come facemmo l'anno scorso con Pino Di Tommaso, gli darò appunto, diciamo, la benemerenza che abbiamo nella giunta comunale, abbiamo deciso con la giunta, insomma, di oltre ad essere cittadino di Tussi dal 29 luglio dell'anno scorso, sei cittadino benemerito con l'encomio della nostra città. Dov'è mamma Rosa? Eccola qua mamma Rosa, forse se viene di qua così c'è più luce, e te lo facciamo salutare. Tieni il microfono mamma Rosa, tieni. Ma che mi combini, io non sono una da palcoscenico, quindi solo tu potevi mi venire qua sopra. Un bacio, ti abbraccio, ti voglio bene. Ciao. Grande mamma Rosa, sempre col cuore grande, vieni qua così. Leggiamo la motivazione di questa targa e poi giorno 7 ti consegniamo. Città di Tussi, si conferisce la benemerenza al dottor Pasquale D'Acunzo per la passione, l'impegno e la dedizione alla causa medico-scientifica, che grazie ai suoi studi e all'abnegazione ha conseguito risultati fondamentali per il futuro dell'umanità. Con orgoglio la sua città natale lo annovera tra i cittadini benemeriti con l'augurio di ottenere nuovi ed importanti risultati. Auguri Pasquale, portaci sempre nel tuo cuore. Siete sempre con me, grazie davvero. Beh Vince, ci puoi raggiungere, dai. Antonella, ci puoi raggiungere pure, no? Così facciamo una foto tutti insieme e poi diamo il palco all'associazione Magna Grecia. Sta salendo tua sorella Antonella, Pasquale. Va bene. Vincenzo lo facciamo stare giù, perché già prima abbiamo presentato il suo libro fumetto, quindi è già stato sul palco. Ecco qui Antonella, ti facciamo salutare anche da lei, eh? Ciao Paco, lo sai che siamo tutti orgogliosissimi di te, ok? Non ti dico niente di nuovo. Ciao. Ciao. È il tuo nipotino Pasquale. Guarda pure Paco. Guarda. Bene, facciamo pure sentire il calore della nostra. Ciao Pasquale, ti aspettiamo, a presto a Tussi. A presto, grazie. Ciao. Un saluto a tutti. A presto. Ciao Pasquale, vedi. Ciao zio Paco! Ciao piccolo, ci vediamo presto, ciao! Ok, un abbraccio forte Pasquale, a presto! Ciao, ciao! Bene, grazie a mamma Rosa, grazie a papà Vincenzo, Antonella, Fausta, che sicuramente per non esserci sarà impegnata in altre... Ecco,
purtroppo è un periodo non bello per tutti e speriamo bene, quindi auguri di guarigione alla bimba. Bene, siete pronti? Associazione Magna Grecia, io sono pronto a mettermi dall'altro lato per godermi questo bellissimo spettacolo. Grazie ad Aurelio Pace, grazie al vice sindaco, all'assessore La Salandra, all'assessore Montesano, alla famiglia D'Acunzo, a Mario Lamboglia e a voi, non andate via, anzi chi è là sopra scendete perché c'è da vedere una bella scenetta. E successivamente il maestro D'Acunzo, come vi diceva nella presentazione del libro, ci sarà il premio dono che consegnerà appunto ai protagonisti del fumetto libro ideato da Mario Lamboglia e disegnato dall'artista il maestro Vincenzo D'Acunzo. Grazie, ancora un applauso e godiamoci l'associazione Magna Grecia.